Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Benvenuti appunto nella questa domenica alle ore 12 con il consueto appuntamento. Proviamo un nuovo gioco. A dire il vero, questo gioco non, per me non è nuovo, l'ho già provato. Avevo di proprietà, perché questo è del Game Pass, avevo di proprietà il gioco, come si chiama? Il 3, il terzo titolo. E il quarto più o meno è identico. Oggi faremo appunto un po' un'analisi, una verifica, anche se ovviamente è un gioco vecchissimo, vecchissimo, non è recentissimo. A breve vorrei provare anche il nuovo Motorsport 7 che è stato, però a differenza di Forza Horizon 4, ma in generale i titoli Forza Horizon, qui si gira per le strade e a me diverte un pochino di più perché si può fare dei giri, si può fare delle cose. Intanto avviamo la partita, ovviamente si fa l'accesso con il mio solio. A proposito, ragazzi, vedete che sono nella postazione con, diciamo, come posso dire, da battaglia, tanto sta facendo la sincronizzazione, la postazione da battaglia, ovvero praticamente con il mio volante Ferrari. Ora sotto vi metterò, sotto nel video, sotto vi troverete il link, diciamo, di collegamento di questo volante che è by Amazon, perché appunto questa, diciamo, notizia che dovrebbe essere confermata a breve, il canale avrà appunto la possibilità di avere come, diciamo, sponsor la parola giusta, poi magari la troverete nel link o appunto in un video di presentazione che farò con una partnership con Amazon. Quindi praticamente troverete spesso e volentieri magari gli stessi, diciamo, blocchi che costituiscono la mia postazione di registrazione, magari pubblicizzati, diciamo così, con i collegamenti al link nei video. Ma questo poi sarà oggetto di un video dedicato. Anche questo volante, tanto me lo metterò come link e poi, perché qualcuno me l'ha chiesto, eccetera, eccetera. Ok, allora io direi di andare subito e ci abbiamo una bella macchinina. Allora andiamo e vediamo un attimino. Allora, intanto facciamo. Allora, vai, facciamo. Turn around when it is safe to do so. Mamma mia, l'avevo visto dentro. Sono leggermente contro mano. Devo tornare indietro, ma mi stanno dicendo. Mettiamo la freccia. Allora, via. Addio, addio. Anche qui, contromano. Siamo contromano. Ragazzi, siamo contromano. Allora, troviamo un posto per fare il giro. Siamo ritirati. Allora, vediamo un po'. Aria lento. Qui c'è lo spiazzo. Ora sono contro mano questi lì, non capito, addio. Allora, boom. Facciamo così, vediamo X per riavvolgere, dai. Andiamo, riprendi da qui. Beh, non ho capito, ma prima eravamo contro mano noi, ora no. Vabbè, comunque. C'è parecchia gente per la strada, è una bella giornata, tutti andate a giro. Allora, il bello di Forza Horizon è proprio quella. Cioè, ora noi siamo veramente anche con il volante. Ragazzi, abbiamo un volante un po' troppo sensibile. Comunque, prendiamoci un po' la mano. Addio, addio. No, ragazzi, sta facendo. Dai, dai. Dentro mano? In 400 meters, you will arrive at your destination. Circuito. You have arrived at Oh, your prepara destination. bene. Allora, noi andiamo su questo circuito.
ripeto, questo video si farà più che altro anche per vedere le strade, per fare un attimino. Ma siamo contro mano? Addio! No! Ho perso il controllo della macchina! Addio, 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 addio! Allora, il volante è super sensibile, ragazzi, è sensibilissimo. Non so se lo utilizzerò per forza orizzonte, eh. Che boom! No, no, mi ci trovo malissimo, strano, ma... paesaggisticamente. Ah, vediamo questo percorso qui, andiamo di là. Strada sterrata. No, veramente incontrollabile, questo volante o deve essere calibrato, non ne ho idea, però mettiamo gli occhiali. Oddio, non l'avevo visto. Perché idea questo, perché altrimenti questo frontale lì avrebbe aperto in due il bagagliaio avanti. E cosa davanti? Io sarei uscito fuori dalla... Andiamo nella strada. Andiamo nelle stradine dove non ci dovrebbe essere praticamente nessuno. Ragazzi, incontrollabile. Ha una sensibilità talmente... Se me la dà, c'è a trovare l'amico. Comunque, siamo ritornati sulla strada normale. Comunque, anche in questo video, diciamo, la mediocrità del flyer, cioè del sottoscritto, si vede, perché oggettivamente ho fatto più figure a fare le gare di Formula 1, che poi sarà il prossimo, uno dei prossimi video, si tornerà, però su Formula 1 2019. Abbiamo, diciamo, non ritenuto come canale il utile a prendere il 20, semplicemente perché non siamo capaci. Tanto diciamoci questa volta, perché io non capisco se siamo contro mano. Siamo troppo forti, addio, 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 addio. Torniamo in carreggiata. Guarda là, questa è, ragazzi, sta macchina, è la macchina di Hazard. Ovviamente fa tutte le cose, boh, addio l'albero. Però il volante, ragazzi, questo volante lì va un po' calibrato. Cioè, allora, diciamo che questo volante è ottimo per certi tipi di gioco. Addio! Mamma mia, per certi tipi di gioco, eh. Nel senso, questo qui secondo me è troppo. Vedi, è troppo... Sembra aver cippato, sinceramente. Esatto, ovviamente. Come faremo? Il bello di questo gioco, appunto, è che si fa le girate. Fanno le girate, la linea, ragazzi, però bisogna cominciare anche a parare, perché poi alla fine il sottoscritto non ci va quasi mai, se non dire mai. Ho messo un po' basso forse l'audio del motore volutamente, perché essendo lontano, per un soffio, essendo lontano, ho paura che oggettivamente la mia voce non si sentisse, il microfono è abbastanza lontano, quindi, abbastanza, diciamo è a un metro e mezzo, però comunque spero di aver impostato nella registrazione con la divisione e due audio, e quindi magari posso alzare l'audio, però sottofondo c'è una musica anche abbastanza, tanto attenzione che lui c'è anche abbagliata, visto? Allora, mamma mia, io sono contro mano perché sto cercando sopra, ma io non capisco una cosa di questo gioco, eh. Ottimo come grafica, per l'amor di Dio, ma non uso mai il freno.
Io. Ma e qui gli stadi sono tutti di licenza, ovviamente. Andiamo di là. Andiamo a esplorare, qui c'è tutte le ute, eh. Facciamo le calma, le ute. Qui si sale, eh. Siamo un po' in montagna, bellissima giornata, sembra una mattina verso le 10 e mezzo, 11, magari la primavera. Magari a bambino campanza, buttiamo giù murette, noi andiamo di sotto, ma chi è che continua? Due, no? Io sono sui destri, sono in Inghilterra, allora, questo è stato un bel passaggio, quindi mettiamoci di là, perché secondo me sono più inglesi questi, vediamo un po', sì. Ragazzi, guida inglese, via! In inglese. Comunque dateci un'occhiata. Addio. Aio! Date un'occhiata ai dettagli, guardate il domino che è dentro la macchina. Ora io ovviamente. Oh mamma mia! Sono diciamo in grado di fare eccezione perché sostanzialmente basta vedere come gioco, come gareggio. Però tanto io con voi voglio vedere i dettagli che sono. Oggettivamente poi piano piano certi dettagli che definivi ridicoli all'inizio sì. L'unica cosa vedo che essendo non mi fa permettere di ragazzi lo spada Boscaiolo, sì, si va nei boschi, giriamo di là. Questa è brutta, bene, brutta, eh? Devi andare a vedere questa stradina lì che dovrebbe essere privata, quindi c'è nemmeno nessuno. No, siamo ritornati. Da lì. Salenta, oh. Troppo forte, va, sono troppo forte! Che pare, mi porto via tutti! Ah, volevo girarlo! Dove va? Oh, qui ci dovrebbe stare un mio caro amico che c'ha un ristorante sul lago e andiamolo a trovare! E questo è il gioco, ragazzi, il gioco. Poi ovviamente puoi fare le gare, per l'amore di Dio. Però vai a cercare... Mamma mia, per un soffio. Quella attivata si può buttare giù. Vai. Vai abusivo. Abusivo. Mi hanno detto che qui c'è un ristorantino, quindi il mio amico ci va dopo. Qui c'è un ristorantino, è un po' difficile arrivarci, no? Oggettivamente. Adesso facciamo un altro giro e poi ci salutiamo. Questo video mi sta piacendo, anche se ovviamente lo scopo è... Ah, addio. Eh sì, siamo in un puntaggio.
questo ristorantino allora qui è finito, si va dove si va, questo ristorantino secondo me addio, ci si riparte, ci si riparte, ci si riparte. Ho ripreso la strada, siamo passati un po' da campo, comunque vediamo qua, andiamo laggiù e poi vediamo ora facciamo, ci vediamo e poi facciamo una bella girata di vedere la staccia, così, 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 addio, tutto lo spettacolo, ora lo fanno ripagare, istruzione fantastica, eccoci, siamo arrivati al ristorante, scoperta strada, allora, noi siamo qui, c'è anche il cassonetto, eh? Ah, cos'è questo? Non è un cassonetto, è un agirifalo, un generatore, cioè. Allora, questo era un borgo medievale, dove lì ci sono, vedi? Volevo vedere però se si riusciva a vedere. Allora, vediamo un po' queste case. E qui c'era un ristorante, io sono venuto fino a qui e ho fatto tutti questi chilometri. Vabbè ragazzi, parcheggiamo qui la macchina, parcheggiamo qui la macchina e vi direi di... Volevo parcheggiare. Allora, abbiamo parcheggiato un puntaggio. Comunque ragazzi, io direi di salutarci qui questo video un po' diciamo casereccio, vi direi, perché oggettivamente, però mi sono divertito perché oggettivamente ho riscoperto il modo di guidare che penso, ragazzi magari poi mi direte che sei un dischero, però che penso tutti vorrebbero fare, cioè praticamente se vado a picchiare e magari boh, che ne so, quel palo mi è sempre stato sulle scatole, se ci vado addosso con la macchina vera io distruggo la mia macchina, invece con questa io posso buttare giù e quindi una guida più spericolata. Allora, io direi però di salutarci qui, di ovviamente come ho detto questo volante lo troverete indicato sotto per un link di collegamento, ripeto dovrebbe partire a breve la diciamo la affiliazione con Amazon e quindi spesso e volentieri troverete diciamo insieme ai vari collegamenti social, a quelli che sono i vari punti in cui il canale è presente, anche magari qualche collegamento al link Amazon, soprattutto magari per quelle che sono le poche cose che costituiscono la mia scrivania. Ragazzi, io direi di salutarci, di appunto il prossimo appuntamento è lunedì con un altro episodio di UFC 4 alle ore 12 come consuetudine e ovviamente fino a che UFC ci sarà presente, poi valuteremo se faremo qua il 3, sceglieremo oppure cambieremo sempre. E niente ragazzi, direi a questo punto di salutarci e al prossimo episodio. Ciao!